Non ci hai ancora fatto caso? Se ci hai fatto caso, congratulazioni. Sì, da qualche video sto usando uno smartphone per registrare. E adesso ti spiego come siamo arrivati a questo punto. Il formato vlog è un formato fantastico per fare dei contenuti sul web. Racconti la storia a chi ti segue e condividi idee e impressioni. Molti vanno a braccio, altri come me cercano di seguire sempre un copione. Mi dà una certa sicurezza a l'ora di esprimermi alla telecamera. E mi affascina molto questo tipo di formato, ma non volevo utilizzare il mio setup fisso, quello che uso per gli altri video, per YouTube, per Twitch. Volevo avere la libertà di muovermi e la creatività di poter fare delle nuove inquadrature divertenti, curiose. Quindi scelsi di iniziare con uno smartphone e quindi scelsi di cambiare un po' il formato e di continuare a registrare con uno smartphone. Questo mi ha portato molti vantaggi, a partire dalla preproduzione. Se devo scrivere un copione, ho la possibilità di poter pensare come poterlo registrare questo video. Inoltre, avere un apparato piccolo che puoi portarlo dove vuoi e registrarlo dove vuoi è sicuramente un vantaggio non indifferente. La possibilità di passare poi al cloud il video registrato e iniziare a montare praticamente dal minuto zero è una cosa fantastica, ma c'è dell'altro. Nella sezione community ho fatto un sondaggio e il risultato è sconvolgente, anche se avete votato solo in tre. Quindi anche per questo sto utilizzando uno smartphone, per capire i pro e contro in tutto questo processo. Ma non sto montando i video con lo smartphone. Sì, perché la sfida è essere youtuber solo con lo smartphone. Cosa significa? Registrare, montare, pubblicare e promozionare il video solo con lo smartphone. Considera questo come un piccolo assaggio. D'altra parte, il mio vlog è un banco di lavoro, banco di prova, dove faccio i miei esperimenti, cerco di trovare soluzioni agli intoppi che possono succedere nella produzione dei video e non solo per documentare il mio percorso su YouTube.